Buongiorno a tutti, sono Miriam. Per le pillole di viaggio di oggi, siamo in compagnia del nostro tour leader archeologo Dante Bartoli che ci condurrà alla scoperta di Malta. Il nostro itinerario si intitola Fortezze e cuore nel Mediterraneo. Come mai questo titolo, Dante? Buongiorno Miriam e buongiorno a tutti i nostri viaggiatori o visitatori dello stand virtuale. Il perché del titolo dipende da un motivo molto semplice, che oggi Malta è considerata una meta più che altro vacanziera, si va per imparare l'inglese, si va per fare un po' di mare, c'è tanto sole, il clima è piacevole. In realtà, come vedremo nel corso di questa presentazione, a Malta c'è molto di più. Nel corso dei secoli, ma non vorrei esagerare, nel corso dei millenni, Malta è stata già dall'epoca preistorica un centro estremamente importante dal punto di vista culturale nel Mediterraneo e poi, dal 1500 in avanti, una vera e propria fortezza, lo si vedrà bene, nel cuore del Mediterraneo contro le invasioni dei turchi. Del resto, se guardiamo la prossima diapositiva, è evidente come questo è il porto grande di Malta, sia naturalmente, sono più di 3 km di insenature soltanto nel porto grande, quindi come sia naturalmente una zona di attracco, un porto sicuro, nel centro del Mediterraneo. E questa è un'immagine di epoca inglese, tutti i mezzogiorni i cannoni sparano ancora a memoria della storia del luogo e appunto questo ci spiega come Malta, questa piccola, estremamente piccola isola nel Mediterraneo, sia stato un posto così, diciamo, cruciale nel corso della sua storia, una storia molto antica. Esatto Dante, contrariamente a quanto probabilmente si possa pensare o si conosca, Malta ha un passato davvero remoto. Cosa ci puoi raccontare in merito appunto alle testimonianze che sono rimaste e alla sua storia di epoca preistorica? Beh, da noi il termine preistoria fa pensare un po' a capanne, palafitte, cose di piccolo calibro, diciamo. No, invece pensate che a Malta, 1000 anni prima che costruissero la prima piramide in Egitto, esistevano già templi megalitici, templi giganteschi, come potete vedere ad esempio a Mahindra Sud. Beh, questa è di epoca effettivamente del 3000 a.C., antichissimo, ma già con, ad esempio, figurine, queste donne, queste venere, diciamo, di Malta, decisamente abbondanti nelle loro proporzioni a testimoniare benessere, floridezza, ma ci sono templi anche datati al 3006 a.C., come potete vedere, ad esempio, a Gozo, a Giantia, dove siamo veramente in epoca remota. Notate che questa facciata è leggermente concava per delle assemblee, per delle adunanze, davanti a questo tempio. Quindi, ripeto, circa 1000 anni prima che costruissero le piramidi, Malta era già un centro religioso veramente nel cuore del Mediterraneo. Si arrivava sia dal Nord Africa che dalla Sicilia a venerare queste divinità. Esatto Dante, quindi come dicevi tu, un crocevia non solo religioso, ma anche culturale e linguistico. Da Malta sono passate davvero moltissime popolazioni, ognuna delle quali ha lasciato una testimonianza della propria cultura, della propria lingua anche e della propria religione. Cosa ci racconti in merito a questa grande eredità che tuttora oggi Malta può vantare? Beh, sì, ci sarebbe da parlare chiaramente per ore, ma la cosa più bella è visitarla, quest'isola. Qui potete vedere che sono passati, qui siamo in epoca medievale, normanni, angioini, aragonesi, si può notare ad esempio questa scultura di stampo gotico, di stampo assolutamente francese, questi archi gotici, ma non dimentichiamoci che esistono delle catacombe cristiane, oppure una domus, un'abitazione romana, notate ancora questo mosaico perfettamente conservato, per le epoche tra il 1500 e il 1600 potrà ricordare un po' la Sicilia, in effetti l'atmosfera è quella, però molto piccolo, molto intatto, tutta questa pietra locale che è stata utilizzata per creare, ad esempio, a Medina, nome tra parentesi arabo, la città, pensate a Medina del profeta Maometto, un centro storico assolutamente intatto, la città silenziosa, notate ancora le mura, si pensa appunto, come ho detto all'inizio della presentazione, a una Malta mare, sole, vacanza, ebbene vi garantisco che c'è molto molto di più appartenente veramente ad epoche diverse.
Bellissimo, Dante, sicuramente ci sarebbe molto da approfondire e vi inviteremo poi a scoprirlo insieme a noi, però non si può parlare di Malta senza fare un accenno al grandissimo Caravaggio. Che nesso c'è tra Caravaggio appunto e Malta? Come è stato l'incontro tra queste due realtà? Bene, beh, Caravaggio ha avuto una vita turbolenta, come tutti sanno, è passato da Malta, ci si voleva in realtà fermare, è diventato uno dei cavalieri di Malta, quindi è stato ammesso all'ordine e poi estromesso per avere ferito un confratello. Nell'arco della sua permanenza sull'isola creerà capolavori incredibili. Notate, qui c'è la cattedrale di Malta, lì all'interno della cattedrale, che tra parentesi è stato in parte affrescato da Mattia Preti, un artista a sua volta italiano. E dicevo, questi capolavori comprendono il San Girolamo penitente e è famosissima la decollazione del Battista. La cosa assolutamente sorprendente è che queste due tele realizzate per la cattedrale o la concattedrale di Malta da Caravaggio si trovano esattamente nel punto in cui erano state concepite all'origine. Quindi non sono state spostate, sono tuttora esposte l'una a fianco all'altra, e effettivamente, a mio avviso, soltanto queste due opere di Caravaggio valgono la visita all'isola. Tra l'altro Dante, non solo Caravaggio, ma molti altri artisti approdarono a Malta, chiamati dalle famiglie nobili, dell'isola, giusto? Sì, in effetti il bello di Malta è proprio questo, che a seguito della vittoria del 1565 contro l'invasione dell'impero ottomano, tutte le famiglie aristocratiche d'Europa iniziano a mandare i propri cadetti, i propri rampolli a fare 2, 3, 4 anni di, diciamo, istruzione al servizio militare a Malta. E potete trovare tombe di Visconti piuttosto che di Hohenstaufen, famiglie italiane, francesi, tedesche, spagnole, portoghesi, tutte quante concentrate a Malta. Diventa un simbolo di prestigio essere cavalieri di Malta. E ciascuno di questi cadetti di famiglie aristocratiche portano artisti al proprio seguito. Quindi ecco che in circa 100-150 anni, in questa piccola isola, un po' sperduta nel Mar Mediterraneo, si crea una concentrazione artistica di altissimo livello, competono l'uno con l'altro ed è per questo che girando per Valletta, ma anche Medina, ma anche nel resto dell'isola, si rimane veramente a bocca aperta dalla concentrazione di opere d'arte in un posto così piccolo. Ricordo che all'incirca l'isola di Malta è grande quanto la provincia di Ragusa, quindi pensate, una piccola, veramente piccola isola, ma ricchissima di opere d'arte. Quindi un vero e proprio museo a cielo aperto, insomma. Ecco, Assolutamente, assolutamente sì. ricordiamo che Malta non è solo l'isola di Malta, ma ci sono altre isole decisamente meritevoli di visita. Ad esempio, Gozo. Ovviamente Gozo, l'isola sorella, è molto più piccola di Malta. Se Malta è piccola, Gozo è veramente minuscola. Però ha la sua storia, le sue peculiarità. Gli abitanti di Gozo sono assolutamente isolani, distinti dai maltesi. Valletta è la capitale, Gozo è molto più, come dire, appartata. Qui vedete l'attracco proveniente dall'isola maggiore, a Gozo, e a parte ad esempio l'antica capitale Victoria, che qui potete notare molto ben conservata, la cosa affascinante di Gozo è che veramente arte e natura si fondono. Qui potete vedere una bellissima spiaggia, Malta delle spiagge effettivamente affascinanti, a ridosso della città, quindi ovunque si vada c'è questo connubio tra arte, storia e natura che vi circonda. Quindi ci sono stato, amo moltissimo quest'isola, il mio consiglio è accompagnateci in viaggio non appena possibile, al più presto. Grazie Miriam, e con quest'ultima diapositiva, appunto di Victoria, concludo la presentazione. A presto. Grazie a tutti, vi invitiamo a seguirci oltre che nel nostro spazio virtuale, anche sul nostro sito www.viaggilevi.com, dove troverete
tutto il dettaglio dell'itinerario che Dante ci ha così fatto scoprire con queste brevi pillole e vi invitiamo a contattarci per partire con noi e con Dante alla scoperta di Malta. Grazie. Grazie Miriam, a presto! A presto.